Nell'ambito del progetto ARTAP faccio parte del team del CERICT. Il CERICT fondamentalmente è un consorzio delle 7 università campane, più il CNR e più il Pascale. E nel progetto ARTAP fondamentalmente noi abbiamo curato tutti gli aspetti scientifici legati appunto a ciò che abbiamo implementato. In particolare, grazie a un cluster di tecnologie che abbiamo presso il nostro centro di ricerca, abbiamo nei nostri laboratori un laboratorio di prototipazione, quindi stampanti 3D e scanner 3D che ci permettono di fare cosa? Di digitalizzare, scansionare nelle tre dimensioni e digitalizzare qualsiasi superficie che andiamo appunto a scansionare con cosa? Con tecniche che usano luce strutturata che ci permettono di acquisire tutte le geometrie dell'opera. Nel caso specifico abbiamo scansionato la porta di bronzo del Duomo in 5 giorni, stiamo parlando del mese di novembre. Successivamente tutte le scansioni le abbiamo post-processate nei nostri laboratori fino a tirare fuori i modelli 3D. Questo della porta di bronzo è il terzo caso di questo progetto. Prima ce ne sono stati altri due, che il primo è stato la scansione in 3D della maschera funeraria del Vanvitelli, grazie a una convenzione con la Reggia di Caserta. Poi abbiamo ieri presentato alle catacombe di San Gennaro la scansione in 3D, la riproduzione tattile del primo affresco post mortem di San Gennaro, e oggi presentiamo quella che è la porta di bronzo, e alla fine diciamo abbiamo riprodotto la stessa in formato 70-100 con la stampa, ripeto, tattile e la stampa in 3D dei 4 maniglioni con le teste di leoni ad anelli. Complessivamente il progetto è durato circa un anno, lo abbiamo concluso, ripeto, con quest'ultima opera. Siamo felicissimi di poter donare alla cittadinanza e alla curia quest'opera, che sarà esposta in modo permanente nel Museo Diocesano. Questo è stato un progetto sperimentale che ci ha portato, diciamo, a valorizzare le opere d'arte che non possono essere né visionate né toccate, come la maschera di Vanvitelli, come in questo caso la porta di bronzo del Duomo di Benevento, e infine l'affresco di San Gennaro che ieri abbiamo presentato a Napoli. Quindi sono delle realtà innovative che a servizio del settore dell'arte. Siamo arrivati alla quarta tappa. Il 28 ci sarà l'ultima. Noi abbiamo voluto, insieme alla Curia, all'Ordine degli Architetti, alla Sovrintendenza e a Confindustria, questo percorso per i restauratori, per le imprese, per la formazione delle imprese e tutto quello che è connesso alla lavorazione specialistica del restauro, che purtroppo oggi è un settore dove mancano professionalità, come ben sapete.